Dannata pioggia. Non ha smesso di cadere da quando sono arrivato. Adoro questo po'. Sì, Jill. Giornalisti, di già. È stato rinvenuto in questa devono zona essere stati ben informati. Mattina. La polizia sta esaminando la scena e interrogando eventuali testimoni tremando. Oculari. Ma non devo è mantenere il controllo, almeno per ora. Sull'identità della vittima. Quel nome, chiaramente, l'ho già sentito. Tutti si chiedono se il corpo sia quello com'era di Jeremy Bowles, Blake, e se l'assassino dell'origami tenente Carter Blake. In ogni giusto. Caso, la... Questa zona è vietata, signore. Si allontani. Agente Norman Jayden, FBI. Ha un distintivo o qualcosa del genere? Sì. Sì, certo. Bene. Può passare. Sto cercando il tenente Blake. È qui per caso? L'ho visto arrivare prima. Sarà qui in giro. Grazie. Registrazione video note. Agente 47023 Norman Jayden. Martedì 4 ottobre 2011. Sono le 8:14. C'è una ferrovia vicino al punto in cui è stato abbandonato il corpo, proprio come per tutte le altre vittime. Sono fradicio. Tempo da lupi, eh? Ma piove sempre così. In autunno piove sempre. È così anche dove sta lei? No, sì. Sì, certo. Quando hanno trovato il corpo? Mi scusi, ma... lei chi sarebbe? Norman Jayden, FBI. Se vuole sapere qualcosa dovrebbe parlare con il tenente Blake. Lo stavo giusto cercando. Dove posso trovarlo? Grazie. È per caso caffè quello che sta bevendo? Ce n'è un po' nel termos là dietro. Ti serva pure. C'è troppa gente qui. Compromettono la scena del crimine. Il corpo è ancora qui. Meglio cercare il tenente Carter Blake. Tenente Blake? Agente Norman Jayden, FBI. Sono stato nel suo ufficio stamattina. Mi hanno detto che era qui. Se stava cercando pioggia, cadaveri e autostrade, è venuto nel posto giusto. Mike, dia a quell'idiota sul bulldozer di fermarsi 5 minuti. Non sento neanche quello che penso. Subito, tenente. Beh, viene anche lei, Jayden. Allora, che è successo? Un tipo che portava a spasso il cane ha trovato il corpo stamattina intorno alle 6. Non ne sappiamo molto di più. A prima vista sembrerebbe opera dell'assassino dell'origami. Il corpo è stato identificato? No, non ancora. Più tardi ne sapremo di più. Novità dal coroner? Stanno arrivando, tenente! Cazzo, è più di un'ora che stiamo aspettando! È stata stabilita l'ora del decesso? Stando al rigor mortis, è avvenuto meno di 6 ore fa. Il coroner potrà dirci qualcosa di più. La causa del decesso? Il corpo non presenta ferite. Forse è stato affogato, come gli altri. C'è molta gente sulla scena del crimine. Non teme che possano compromettere degli indizi?
Gli indizi non si trovano seduti a una scrivania. E non calpestiamo gli oggetti a terra, anche se non siamo dell'FBI. No, certo che no, io non intendevo questo. Tony, non voglio vedere un merdoso giornalista nel raggio di un miglio, intesi? Sì, tenente. Ci sono testimoni? Non ancora. Visto il quartiere, sarei molto sorpreso se ce ne fosse qualcuno. Senta, ho un po' da fare qui. Perché non ne parliamo più tardi con calma in ufficio? Nessun problema, ho capito. Posso dare un'occhiata in giro? Si accomodi. Ehi, Jaden, passi da me se trova qualcosa, ok? Siamo nella stessa squadra. Strano tipo quel Blake. Non sembrava contento di vedermi. Il corpo è ancora qui. Troppa gente sulla scena del crimine. Dubito che siano rimasti degli indizi, ammesso che ve ne fossero. Commento Ari, campione irrilevante, proviene da uno dei poliziotti presenti sulla scena. Commento Ari, la vittima giace a terra supina. Nessun segno evidente di violenza. Ferita superficiale alla coscia destra. Le analisi indicano che la ferita potrebbe essere post-mortem, probabilmente un graffio durante lo spostamento del cadavere. Le analisi del sangue indicano un avanzato e persistente stato di spossatezza. Il volto è ricoperto di fango, come le vittime precedenti. E c'è un'orchidea sul petto della vittima. Un piccolo origami nella mano destra. Probabilmente la mano è stata chiusa dopo il decesso. La vittima è Jeremy Bowles, dichiarato scomparso 5 giorni fa. Consultare dossier. Commento Ari, c'è del polline di orchidea, forse del fiore lasciato sul corpo. Commento Ari, le particelle di polline si perdono nell'erba alta. Credo sia la fine della scia. Commento Ari, tracce di sangue presenti sui binari. Le analisi confermano che appartiene alla vita. Le impronte continuano subito dopo la scia di polline. È possibile che siano dell'assassino. Commento Ari. Tracce di sangue rilevate sulla recinzione dietro alla ferrovia. Appartiene alla vittima. L'assassino è passato di qua con il corpo e forse l'ha graffiato sulla recinzione.
È possibile che siano dell'assassino. Commento Ari. Tracce di pneumatici sul ciglio della strada dietro alla ferrovia. Forse dell'auto del killer. Credo di aver visto tutto quello che c'era da vedere. Ho visto abbastanza. Meglio tornare alla centrale prima che mi prenda una polmonite. Io me ne torno in ufficio. Lei rimane? No, basta così. Me ne vado anch'io.